Bentornati nella cucina di Monica. Oggi prepareremo insieme un piatto di scampagnata, la frittata di spaghetti. Per cominciare vediamo tutti gli ingredienti che ci occorreranno. Abbiamo mezzo chilo di spaghetti, 100 g di formaggio grattugiato, 100 g di provola affumicata, 100 g di prosciutto cotto, 100 g di salame, 8 uova, sale, pepe ed olio extravergine d'oliva. Come prima cosa prendiamo la pasta che ho cotto e l'ho fatta raffreddare. Mettiamo le uova, iniziamo a battere le uova con il formaggio. Prepariamo tutto al momento così. Come primo passaggio è questo qui. Andiamo a mettere le uova con il formaggio all'interno degli spaghetti che abbiamo fatto già precedentemente, come vi ho detto prima, raffreddare. Questo piatto noi lo utilizziamo molto quando si va fuori, quando si va sulla spiaggia, quando si va in campagna, quando si passano le giornate spensierate tutti insieme. Così aggiungiamo il tutto, provola affumicata, salame, prosciutto cotto, tutto insieme e poi giriamo il tutto, mettiamo il sale, il pepe, il sale. Anche se gli spaghetti già sono salati, però un pochino ci vuole sempre. E il pepe che non guasta mai. Adesso con l'aiuto di due forchette iniziamo a girare in questo modo. Facciamo amalgamare tutti gli ingredienti insieme. Le 8 uova con il salame, con la provola e il prosciutto. Poi facoltativo, se non vi piace magari il prosciutto o il salame, potete mettere quello che volete, la potete fare semplice, la potete fare con un po' di sughetto. Ognuno poi la fa come più piace. Una volta che tutti gli ingredienti si saranno ben bene amalgamati tra di loro, il composto è pronto ed è ottimale per essere fritto. Una volta amalgamato il tutto, prendiamo la nostra pasta e la andiamo a mettere nella padella con l'olio caldo. Facciamoci aiutare da un forchettone, da qualunque cosa. L'olio deve essere caldo. Tutto qua dentro. Voi la potete fare più sottile, più doppia, come più la gradite. Andiamo a prendere il meglio, se non rimane qua dentro è peccato. Una volta fatto questo, cerchiamo di livellare un po' il tutto all'interno della nostra padella, così uniformemente. Cuoceremo con un coperchio e lo faremo cuocere da un lato e poi lo andremo a girare. Dopo circa un quarto d'ora, la nostra frittata di spaghetti sarà così. Adesso, con l'aiuto di un coperchio, staccandola leggermente i bordi, se per caso vedete che si è attaccata un po', proviamo a girarla, sperando di non combinare i pasticci. Mettete sempre un piatto sotto, che nell'eventualità vi cada alla protezione del piatto. Ecco. Piano piano, aiutatevi con una forchetta. C'è un po' di salame, di prosciutto, cercate di farlo andare sotto. Eccola qui. Adesso cuocerà per altri 10 minuti, un quarto d'ora, dipende dalla grandezza della frittata e poi sarà pronta. La nostra frittata di spaghetti è pronta. Eccola qui. Adesso non ci rimane che mangiarla. Ovunque vogliamo, andiamo al mare, andiamo in montagna, mangiamola a casa tra amici. Che è una cosa bella,
Arrivederci, vi aspetto alla prossima. Un bacio grande grande. Ciao ciao!